Questa è la chiesa di San Tolomeo fuori le mura, dalla quale si accede alla catacomba di Santa Savinilla, un importante cimitero paleocristiano caratteristico di Nepi e di tutta la Tuscia. Oggi è possibile vedere tre gallerie principali con le sue diramazioni. Ma guardando sotto quella grata si capisce che in origine la catacomba doveva essere più ampia. La chiesa è dedicata appunto a San Tolomeo, uno dei due santi patroni, insieme a San Romano, quei personaggi che si vedono raffigurati in quelle statue in fondo all'inizio del presbiterio. Questo edificio ha subito una serie di rifacimenti, quello più importante è appunto la ristrutturazione della parte presbiteriale voluta dal vescovo Josef Debbing all'inizio del Novecento, che creando una sorta di scenografia accoglie il visitatore all'ingresso delle gallerie. La catacomba prende il nome dalla matrona Savinilla, che secondo un documento di età medievale, la Passio dei Santi Tolomeo e Romano, avrebbe fatto raccogliere i corpi dei santi Tolomeo e Romano, martirizzati sotto l'imperatore Claudio, per deporli all'interno della cripta scavata nella sua proprietà. L'imperatore in questione sarebbe da identificare con Claudio il Gotico, regnante fra il 268 e il 270. Questa tradizione sembra concordare con quanto conosciamo dai dati archeologici, che indicano come il cimitero sia rimasto in uso dal IV al V secolo. Nella parte superiore dell'altare c'è una scritta in latino, In hoc signo vinces, con questo segno vincerai, che richiama l'episodio che precede la battaglia fra Costantino e Massenzio e che segnerà le sorti del cristianesimo. Perché questa scritta? Perché la ristrutturazione dell'area presbiteriale avvenne nel 1913, cioè 1600 anni dopo il famoso editto di Costantino o di Milano, che segnò appunto la libertà di culto per i cristiani. L'affresco dell'altare mostra nella parte superiore la Vergine con il bambino, incoronata da due figure angeliche. Al di sotto si scorge una serie di personaggi recanti le palme, simbolo della vittoria sulla morte. Si tratta dei discepoli che furono arrestati e martirizzati insieme ai due santi, che sono raffigurati al centro della scena. Tra le figure dei due, quella di Santa Savinilla. La particolarità della catacomba di Santa Savinilla è data dalle sue gallerie, che superano, nel caso della prima galleria principale, i 3,5 metri di ampiezza e giungono a sfiorare i 6 metri di altezza. Questi dati sottolineano il carattere monumentale della catacomba di Nepi, che a livello planimetrico, con le sue lunghe gallerie parallele, trova corrispondenza nei vicini cimiteri di Falerinovi e Sutri. Oggi i sepolcri appaiono tutti aperti, alcuni di questi sicuramente devono essere affrescati, poche sono però le testimonianze pittoriche che rimangono. Fra queste, questa importante sepoltura ad Arcosoglio che reca degli affreschi di epoca medievale. Questo affresco è composto da due pannelli, quello alla mia destra raffigura Cristo benedicente, con al lato due figure angeliche, mentre sulla sinistra troviamo San Giovanni e San Giacomo Maggiore, con questa bisaccia e questo bastone, il bordone che veniva utilizzato per la difesa durante il cammino, difesa dalle insidie, potevano essere animali selvatici, malfattori. Cosa interessante, questo Giacomo, che poi sarebbe il Santiago di Compostela, pellegrino per antonomasia e quindi rappresenta uno, se vogliamo, dei percorsi di pellegrinaggio più importanti per la religione cattolica. Queste pitture sono datate al XIV secolo, siamo quindi in un periodo molto lontano da quello nel quale venivano seppelliti i cristiani all'interno della catacomba. Abbiamo detto che la catacomba fu utilizzata per tutto il IV e il V secolo. Perché si pensò di decorare questa tomba
con un affresco a distanza di secoli? Sicuramente questa sepoltura, che come vedete è caratterizzata da grande arco, quindi una tomba del tipo arcosolio, doveva avere un'importanza particolare per la comunità di Nepi. Questa importanza è sottolineata anche dal fatto che io mi trovo su una specie di podio che permetteva di raggiungere la tomba, quindi di fare offerte, di pregare davanti a questa sepoltura, che secondo la tradizione sarebbe stata quella di uno dei due martiri, San Romano. Non abbiamo prove che questo sia certo. Questa identificazione si basa esclusivamente sul testo della Passio, che ci dice che San Tolomeo fu seppellito all'ingresso della cripta e San Romano all'interno. C'erano sicuramente altre sepolture decorate e oggi si presentano tutte aperte. Questa in particolare fa vedere come venivano chiuse, quindi delle massicce tegole, in questo caso poste per piatto, sopra delle quali veniva steso uno strato di malta, in questo caso abbastanza spesso, che va a combinarsi con questo intonaco che doveva servire da base per la decorazione pittorica. Oltre ai loculi, troviamo anche in alcuni punti delle piccole nicchie che venivano utilizzate, qui è possibile vedere anche tracce ancora del fumo, per alloggiare le lucerne. Siamo tornati al museo e possiamo ora vedere alcuni dei materiali che sono stati recuperati all'interno della catacomba, sia durante gli scavi degli anni 80, quando la catacomba è stata restaurata, sia successivamente. Si tratta in larghissima parte di lucerne e all'interno di questa vetrina, alle mie spalle, ne abbiamo esposta una selezione che abbraccia un periodo storico molto ampio, quindi dalla fase paleocristiana sino almeno al XVIII secolo.